Sicurezza informatica nella pubblica amministrazione. Vi do il benvenuto da parte di Formez PA che insieme ad Agid per un progetto che stanno gestendo insieme hanno organizzato questo ciclo di webinar sulla sicurezza per la pubblica amministrazione. Qualcuno di voi ricorderà che abbiamo fatto un ciclo analogo tra dicembre e gennaio dello scorso anno e ripetiamo perché appunto è un tema molto molto sentito anche per quello che sta succedendo in questi giorni e la minaccia informatica è diventato un tema da affrontare e la pubblica amministrazione non è sicuramente esente. Oggi abbiamo come da programma l'introduzione di Rosa Maria Barrese che coordina appunto questo progetto dal versante Agid e i nostri esperti che sono Giovanni Amato che ci parlerà delle tipologie di attacchi informatici verso la PA e Luca Lusini che ci dice quali sono le principali tipologie di malware che di solito coinvolgono la pubblica amministrazione. Vi ricordo che potete fare delle domande in chat, gli esperti decideranno quando rispondere perché se appunto si inseriscono nell'ambito della loro comunicazione sui temi che stanno affrontando, possono decidere di rispondere. Mentre le fate, altrimenti c'è uno spazio riservato alle domande. Vi ringrazio per la numerosità con cui vi siete iscritti e con cui vedo state partecipando. Io vi ricordo che ripetiamo diciamo sempre di venerdì a quest'ora, dalle 12 alle 13:30, questi webinar. Il ciclo è composto da tre. E il prossimo è il 18 giugno. Io lascio la parola a Rosa Maria Barrese di Agid che vi introduce in maniera un po' più approfondita ai temi del corso. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per questa straordinaria partecipazione. Io appunto sono Rosa Maria Barrese, lavoro in Agid e l'Agenzia per l'Italia Digitale e in particolare mi occupo della redazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che come saprete è un documento che vuole accompagnare le amministrazioni nel loro processo di trasformazione digitale, di digitalizzazione, di innovazione. All'interno del piano triennale, la parte che ha a che fare con la sicurezza è una parte che ovviamente è trasversale a tutto il modello di informatizzazione della PA. Ed è una parte ovviamente che ha un'importanza enorme, un'importanza centrale, proprio per questo, diciamo, anche nell'evoluzione del piano, cioè questa terza edizione che è l'ultima, dal layer orizzontale è diventato trasversale per l'appunto a tutte le altre, a tutte, tutti gli altri layer, tutte le altre, a tutti gli altri progetti di Agid. E all'interno del piano sono stati anche definiti quali sono gli obiettivi della sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni, che sono sostanzialmente due macro obiettivi. Da una parte, aumentare la consapevolezza del rischio cyber all'interno delle pubbliche amministrazioni e dall'altra aumentare anche il livello di sicurezza informatica dei portali della pubblica amministrazione. Sono linee di lavoro che ovviamente sono obiettivi che prevedono linee di lavoro che sono ovviamente integrate, ma tra le linee di lavoro che sono state definite per prime c'è stata proprio quella della sensibilizzazione e della formazione nei confronti della pubblica amministrazione. E questa è una delle iniziative esattamente volte al raggiungimento di quell'obiettivo. Noi tra dicembre e gennaio abbiamo già, come diceva la collega Patrizia, abbiamo già proprio con Formez
realizzato un corso pilota che ha visto la partecipazione di una trentina di persone che erano state specificamente invitate a partecipare, questa modalità, che è una modalità che noi spesso ripetiamo anche con i colleghi del Formez, ci ha permesso di strutturare meglio i contenuti, quindi di lavorare anche con un confronto diretto con i partecipanti in modo da poter strutturare meglio i contenuti del nostro seminario e adattarli ad un'utenza più ampia e arrivare a quello che è appunto la proposta che facciamo oggi. È una proposta che prevede quindi non un webinar, diciamo spot, ma prevede, abbiamo chiamato ciclo, che è proprio un percorso di formazione. È un percorso di formazione che in questo momento è strutturato in tre webinar, ma siccome noi come Agide, come Formez, siamo al servizio della pubblica amministrazione, dall'interazione ovviamente, non dico cosa nuova, ovviamente dai feedback che noi riceveremo, potremmo individuare ulteriori linee di lavoro, ulteriori contenuti che potremo mettere a vostra disposizione. L'altra cosa che vorrei sottolineare, l'altra caratteristica di questi webinar, è che noi abbiamo ragionato con i colleghi che si occupano di sicurezza e abbiamo definito questi contenuti raccontandovi come ci sporchiamo le mani, cioè non sono dei cicli di corsi di webinar teorici, ma sono dei cicli fatti da persone che lavorano direttamente su questi temi. E quindi sarà molto interessante, secondo noi, proprio l'interazione, le domande che voi farete, perché loro sono quelli proprio che lavorano proprio adesso non so come definirli, ma sono i nostri geni, ma sono i nostri geni operativi che fanno un grande lavoro che noi ringraziamo veramente, credetemi, a supporto di tutta l'amministrazione. Vedo già che arrivano delle domande, noi poi man mano le tratteremo. Direi che io adesso in questo momento mi fermo qui per non rubare tempo ai relatori e lascio la parola direttamente a Giovanni Amato. Grazie, grazie a voi tutti per aver partecipato e naturalmente al Formez per la collaborazione che ci sta dando. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Penso, spero di sì. Allora, come gentilmente già detto la dottoressa Barrese, che ringrazio effettivamente, noi lavoriamo alle attività un po' dietro le quinte, nel senso che le attività che svolgiamo non vengono, diciamo, in qualche modo portate fuori, quindi non vengono esternalizzate attraverso il nostro sito, certo Agid o attraverso Agid, diciamo che lì va a finire tutto ciò che è possibile, diciamo, essere esposto, mentre le attività che vengono svolte internamente ad Agid, che riguardano appunto tutta la parte della cyber security, sia per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda gli identity provider e i trust services, in questo caso noi svolgiamo l'attività insieme alla vigilanza, siamo da supporto alla vigilanza ispettiva, è proprio oggi è in corso una di attività di vigilanza, ma in questo momento sono qui con voi a parlare appunto di attacchi informatici e di tutto ciò che in qualche modo coinvolge la pubblica amministrazione. Vedremo adesso un po' di slide che abbiamo portato insieme al collega dottor Lusini, che approfondirà la parte che riguarda appunto il malware, mentre in questa fase esporremo quali sono le criticità e le vulnerabilità, diciamo, che in qualche modo impattano la pubblica amministrazione e che la coinvolgono. Tratteremo temi che sicuramente di cui sicuramente avete già sentito parlare tante volte in TV, altre volte nei film, ma la realtà purtroppo è questa, e non sono film, è la realtà, è quello che realmente succede, quello che accade tutti i giorni ed è lo scenario con cui ci confrontiamo quotidianamente.
Allora, iniziamo a parlare di attacchi informatici. Nella pubblica amministrazione in particolare, ma fondamentalmente cambia poco, parlare di attacchi informatici in una PA o in un privato, la tipologia di attacco è sempre quella, lo scopo è sempre lo stesso, l'interesse, il target cambia. Privati hanno per un conto, la pubblica amministrazione per altri versi. Quindi per attacchi informatici si intende comunque delle attività ostili nei confronti di una componente informatica, spesso compiute appunto sfruttando le debolezze della componente umana. Debolezze della componente, quando parliamo di debolezze della componente umana stiamo parlando chiaramente della classica ingegneria sociale che viene applicata e che, nonostante tante volte ci stupiamo del fatto che il phishing ancora oggi riesca a far breccia sia nei privati che nella pubblica amministrazione, in realtà non c'è molto da stupirsi, perché sono confezionate così bene gli attacchi e le mail che arrivano ai destinatari, appunto al target, che è veramente difficile riuscire a distinguere se si tratta effettivamente di un caso reale, di una mail reale oppure di una truffa. Vediamo qual è la panoramica delle minacce principali. Ho preparato due schemini che a guardarli sembrano un po' complessi, un po' complicati, anzi questo un po' si capisce, rende un po' l'idea. E allora, abbiamo da una parte a sinistra il malware e quindi spesso perpetrati tramite attività di phishing. Gli attacchi alle web application, quindi sfruttando vulnerabilità, spesso no, già note, in alcuni casi anche qualche zero day, ma per lo più parliamo sempre di vulnerabilità note e non patchate, quindi non risolte. E attacchi di DDoS, appunto, sfruttati tramite botnet. Lo scopo di tutto questo, chiaramente, è quello di monetizzare. Quindi, monetizzare in che senso? Monetizzare vuol dire sia acquisire in qualche modo denaro estorcendolo oppure rivendendo le informazioni, perché una volta avuto accesso alle macchine, chiaramente lo scopo è sempre quello di esfiltrare informazioni, ma esfiltrare le informazioni per far cosa? Appunto per monetizzare, per rivenderle queste informazioni o addirittura per compromettere le macchine. Queste macchine che poi andranno a far parte di una sorta di, si chiamano botnet, che sarebbero una rete di macchine compromesse e gestite appunto dai criminali, che queste macchine possono essere sfruttate per sferrare ulteriori attacchi di DDoS, ad esempio, oppure per veicolare email o sferrare attacchi di altro tipo, ma possono essere, e lo sono, anche noleggiate nel black market. Quando parliamo di black market, spesso pensiamo a, beh, chiaramente Tor, sta tutto su Tor, è un ambiente, diciamo, un po' isolato, si deve accedere appositamente. In realtà oggi la situazione è anche un po' cambiata, nel senso che sì, è vero, continua ancora Tor ad essere, sicuramente uno dei canali preferiti per anonimizzare il tutto. Ma adesso il mercato si è spostato dal cosiddetto dark web al deep web, ovvero in altri canali facilmente raggiungibili dagli utenti, come ad esempio può essere dei forum specializzati, forum specifici, dove chiaramente magari per entrare e riuscire a leggere determinate informazioni è necessario avere le credenziali di accesso e quindi essere registrati. In altri casi invece un po' più libero ha bisogno di conoscere la fonte, come ad esempio si sta sviluppando tantissimo lato Telegram, stanno nascendo tantissimi canali che vendono servizi o vendono dati esfiltrati, in questo caso alla pubblica amministrazione o eventualmente anche, sicuramente anche a privati. Andiamo avanti. Allora, il flusso, questo è il grafico un po' più complesso. Allora, abbiamo invertito adesso il grafico da orizzontale in verticale e vediamo la parte di web attack, malware e DDoS in alto, che chiaramente sono le principali minacce categorizzate in queste tre macro categorie, all'interno di ognuna delle quali chiaramente una volta esplosa ci sono tante sottocategorie che andrebbero affrontate nel dettaglio. Ma adesso pian piano cercheremo di capire cosa vogliamo dire? Ad esempio, con gli attacchi web, quindi sfruttando le vulnerabilità di un sistema, è possibile, e succede, quello che vediamo spesso, inoculare del malware, quindi in questo caso dall'attacco web passiamo all'inoculazione del malware per esfiltrare i dati, oppure addirittura dall'attacco web senza necessità di inoculare il malware,
Una volta avuto accesso al database, è possibile sfruttare database, email, carte di numeri di carte di credito, tutte le informazioni che sono memorizzate là dentro, sempre chiaramente con lo scopo di monetizzare. Ma monetizzare come? Estorcendo le informazioni, riutilizzandole o noleggiandole. Noleggiandole, come vi ho detto prima, per appunto attacchi di DDoS, che il cui scopo è quello di inibire l'accesso a eventuali servizi che vengono erogati appunto dalla pubblica amministrazione. Ma vediamo chi sono gli attori di questo scenario. Le vittime, in questo caso chi sono? Sì, stiamo parlando di pubblica amministrazione ovviamente, ma spesso sono vittime che sono scelte casualmente. Non è detto che tutti gli attacchi che arrivano alla pubblica amministrazione siano esattamente mirati alla pubblica amministrazione. Spesso sono attacchi che vengono perpetrati tramite delle macchine, dei bot, diciamo, che sferrano questi attacchi in modo massivo. Quindi magari una parte della pubblica amministrazione è rientrata a far parte di quel target, ma non perché era il target preferito, ma perché comunque, come si suol dire, viene fatta la pesca a strascico. Quindi si punta a una serie di macchine che sono reputate vulnerabili, a prescindere da, senza badare magari al fatto che siano macchine afferenti alla pubblica amministrazione o siano macchine attribuite appunto a privati, ma si punta appunto a fare la pesca a strascico, si punta a sfruttare le vulnerabilità che sono state rilevate precedentemente o che magari sono state acquisite. Considerate che ci sono in vendita pure delle liste di domini già testati e vulnerabili, quindi che ne so, domini vulnerabili a SQL injection o altri tipi di vulnerabilità, queste liste sono rivendute al mercato nero. Una volta entrati in possesso di queste liste e conosciuta la vulnerabilità da sfruttare, chiaramente è facile andare a sfruttare questi servizi esposti. Quindi diciamo che le vittime possono essere scelte o possono essere casuali. Nel caso casuale appunto è perché la PA è rientrata all'interno di queste macro liste involontariamente. In altri casi invece è proprio il target preferito, quindi parliamo di target mirato. Ho scelto, a volte scelto per brand o per categoria. Non sempre l'attacco alla pubblica amministrazione è un attacco a tutta la pubblica amministrazione. Di solito sono attacchi mirati al Ministero X, al Dipartimento Y, quindi sono specifici in quel caso. In altri casi ci ritroviamo chiaramente delle mail nelle quali, email magari che contengono dei malware, che vivono dei malware, ci ritroviamo coinvolte la PA solo casualmente. Le vittime sono quindi sicuramente i sistemi vulnerabili che sono esposti ed è facile pure rilevarli. Personale sicuramente non adeguatamente preparato, il caso del phishing ne è un esempio, e a causa appunto del phishing fatto in modo così perfetto e studiato così minuziosamente, risulta sempre più difficile per l'utente, a volte anche se preparato purtroppo, riuscire a distinguere se effettivamente quello è legato a un allegato malevolo o un allegato reale. Eventi di interesse nazionale. Abbiamo visto alcuni casi, abbiamo affrontato alcuni casi in cui eventi come Click Day, ad esempio, sono stati sfruttati sia per veicolare malware e sia hanno approfittato della giornata dell'evento per sferrare attacchi di DDoS e evitare appunto che l'evento vada a buon fine. Quindi in questo caso di chi stiamo parlando di attaccanti sicuramente ben motivati. Per altri motivi, che possono essere politici, possono essere di qualsiasi altra caratteristica. Gli attaccanti che possono essere appunto? I criminali di strada? Sì, capita spesso che persone autonome, autonomamente decidono per un motivo o per un altro di sferrare un attacco verso una pubblica amministrazione specifica. Possono essere criminali di strada che sono anche assoldati da eventuali gruppi. Possono lavorare in singolo, possono lavorare appunto autonomamente, ma altre volte vengono assoldati da specifici gruppi criminali per svolgere dei compiti prettamente specifici. Abbiamo a che fare sicuramente con attaccanti, con il gruppo di attivisti. In passato abbiamo avuto a che fare anche con gruppi terroristici come l'ISIS. Nel caso dell'ISIS, non so se vi ricordate, fino a 3 anni fa circa, quanti siti della pubblica amministrazione sono stati compromessi da ISIS, erano veramente tanti.
chiaramente questi non badavano assolutamente al target. Per loro il target era il gov.it, tutto ciò che stava sotto il dominio gov.it doveva essere attaccato. Quindi dove hanno trovato terreno fertile? Chiaramente hanno trovato terreno fertile su tutti i comuni e tutte le scuole che avevano il dominio gov.it, che chiaramente erano quelli, diciamo, un po' nella situazione un po' peggiore rispetto magari ad una pubblica amministrazione centrale che già è abbastanza organizzata, che ha appunto una struttura interna che si occupa di gestire gli incidenti, gli attacchi, che ha magari dei firewall, che in qualche modo, dei WAF, che in qualche modo, diciamo, intercettano, individuano gli attacchi, e quindi diventa più difficile, magari svolgono attività di vulnerability assessment, penetration test, roba che non faceva sicuramente la scuola, che non facevano i comuni e non facevano le scuole. Dopodiché il dominio delle scuole è passato da GovIT a Edu, e quindi il target delle scuole non era più su GovIT, quindi non era più considerato PA, ma hanno continuato a sferrare attacchi verso i comuni, che chiaramente era sempre, risulta essere l'anello più debole. Abbiamo come attaccanti chiaramente anche i paesi ostili, di questo insomma se ne sente parlare quotidianamente, di paesi ostili che cercano in qualche modo di attaccare altri paesi per, come dire, ostruire l'economia, per evitare che il paese possa aggredire, per creare dei disservizi o per monitorare o per spiare determinate target specifici della pubblica amministrazione. Abbiamo a che fare con anarchici, abbiamo a che fare con ambientalisti, sono altri gruppi di cui si sente parlare un po' meno, ma che in realtà svolgono attività, tra virgolette, di disturbo, ma in alcuni casi diventa anche abbastanza pesante come cosa, nel senso che sono proteste, sit-in, ma in particolar modo stiamo parlando dei casi di mail bombing, di cui magari avete sentito parlare, ma vediamo un po' più nel dettaglio di cosa si tratta. Sicuramente è una forma di protesta ultimamente molto utilizzata nell'ambito degli anarchici, ma soprattutto degli ambientalisti. In che cosa consiste? Consiste nell'invio massivo di grandi volumi di email, ma anziché mandarli a n email, vengono mandati tutte indirizzate verso un unico indirizzo di posta elettronica. Questo cosa provoca? Provoca il famoso DOS, quindi Denial of Service, ovvero la negazione di un servizio. Quindi se la casella di posta in questo caso viene saturata, quindi l'utente della pubblica amministrazione in questo caso, una volta che ha la posta strapiena di queste email, non può più accedere al contenuto e sicuramente non potrà più ricevere altra posta di altro tipo. Quindi è un disservizio vero e proprio. Per coinvolgere più gente possibile, chiaramente cosa fanno gli attori, che in questo caso non possiamo chiamarli reali criminali, perché spesso sono proprio delle associazioni che si movimentano per queste cose. In questi casi cercano di coinvolgere più gente possibile, quindi far sì che l'attacco avvenga volontariamente da parte degli utenti, quindi sfruttano i social, divulgano l'informazione sui social, invitando gli utenti a mandare un'email ad un target specifico. Quindi in questo caso chiaramente non arriverà al destinatario, al target, che ne so, un milione di email tutti dallo stesso indirizzo di posta elettronica, no, arriveranno da diversi soggetti, quindi sarà ancora più difficile riuscire a gestirla, mentre in altri casi addirittura viene messa a disposizione un server, quindi una macchina per poter inviare direttamente le mail al server. In questo caso lato target, diciamo che sarebbe più semplice poter gestire la cosa, poiché si potrebbe bloccare direttamente l'IP di provenienza nel caso in cui viene sfruttata una, due, tre macchine insomma per mandare queste mail massive, altrimenti risulta essere sempre più difficile riuscire a controllare queste tipologie di attacco. Vediamo un po' qualche esempio di mail bombing, queste sono tra l'altro quelle più recenti, in questo caso abbiamo pure una form dove viene chiesto di inserire le informazioni da poter inviare, quindi l'utente non deve fare niente, basta leggersi qual è la motivazione della protesta e poi in questo caso è indirizzata alla Presidente del Consiglio di Giuseppe Conti, Giuseppe Conte, in altri casi è indirizzata a delle liste specifiche e ognuno è libero di mandare la propria mail. Questo è un altro caso abbastanza recente pure,
sulla sanatoria, tra l'altro sulle trivellazioni, e chiaramente mettono a disposizione le liste con gli indirizzi email a cui devono essere inviate queste email per bombardare, come si suol dire, la casella di posta elettronica. Ma chiaramente abbiamo anche a che fare con campagne malevole. Campagne malevole, la PA, esattamente come le altre, come i privati, non è assolutamente immune agli attacchi di malware tramite le campagne appunto no spam. Le comunicazioni della PA vengono spesso sfruttate per confezionare campagne ad hoc verso aziende o cittadini privati, quindi quelle comunicazioni che, ne so, che invia INPS, le comunicazioni che invia il Ministero Economia e Finanza, le informazioni che vengono inviate da altri ministeri o le comunicazioni che vengono diramate da altri ministeri, ad esempio, vengono riutilizzate per creare delle campagne ad hoc di mass spam nei confronti di, sia di utenti privati e in altri casi nei confronti di pubbliche amministrazioni specifiche. In alcuni casi, in questo caso appunto pochi, sono stati riscontrati progetti di malware progettati direttamente da italiani, da utenti italiani. Abbiamo studiato malware dove si capiva chiaramente che la mano era italiana, che erano sviluppati da utenti italiani, ma nella maggior parte dei casi comunque vengono utilizzate anche quando magari i criminali sono appunto del nostro paese, ma vengono utilizzati viene utilizzato del codice che è facile anche rilevare su forum appositi, nei luoghi appositi dove vengono condivise queste informazioni. Quindi parliamo di codice sorgente di malware che è stato già utilizzato per altri scopi e viene riutilizzato nuovamente per sferrare attacchi mirati e specifici. Lo scopo chiaramente è sempre quello di esfiltrare informazioni. Per esfiltrare informazioni chiaramente intendiamo potenziale di accesso, gli estremi della carta di credito o informazioni di altro tipo, che ne so, appunto il login alla posta elettronica o al proprio conto corrente della banca, o spesso sono anche in vendita le informazioni dei cookie che sono stati sottratti agli utenti che sono stati compromessi dal malware. Chiaramente i cookie hanno un periodo di scadenza, a un certo punto scadranno, ma nel momento in cui è stata svolta l'attività, queste informazioni vengono in qualche modo valorizzate nel black market poiché hanno un valore esattamente tale quale le credenziali di accesso. E quindi ritroviamo anche questa tipologia di informazioni che chiaramente viene messa in vendita al mercato nero. Per il ransomware, ad esempio, è un discorso un po' più complesso, nel senso che si sta parlando tantissimo ultimamente di ransomware, se ne parla da TV, abbiamo avuto dei casi internazionali, conosciamo bene Calorian Pipeline che è stata compromessa dal ransomware e il servizio che ha creato, e quindi insomma su questo si sta lavorando tanto, ma c'è una cosa da dire, noi analizziamo quotidianamente e censiamo quotidianamente le campagne che chiaramente individuiamo lato pubblica amministrazione o comunque le campagne più rilevanti che in qualche modo possono coinvolgere la pubblica amministrazione oltre ai privati, e ci siamo resi conto che effettivamente non vi è una particolare evidenza di campagne malevole che veicolano ransomware. Messi a confronto con tutti gli altri malware che abbiamo analizzato e rilevato, effettivamente non c'è tutta questa questo sfruttamento delle campagne malevole per veicolare appunto ransomware. Ma il motivo è presto spiegato, lo vediamo nelle slide più avanti, perché in realtà le cose funzionano in un modo un po' diverso, ma di questo ci tengo a parlarne in qualche slide più avanti. È un argomento un po' più importante che sicuramente poi verrà pure approfondito dal tuo collega dottor Lucini nell'intervento successivo. Per campagne malevole, appunto, quelle di cui parlavamo prima, abbiamo a che fare sicuramente con campagne ad hoc create su, come abbiamo detto, su comunicazioni esistenti e reali. In questo caso, come potete vedere nella mail a sinistra, è una mail che riporta pure i loghi del Ministero Economia e Finanza. Chiede chiaramente progetto di riapertura graduale dell'attività commerciale e produttiva ai fini bla bla bla,
e chiede chiaramente di visionare, scaricare e visionare l'allegato. L'allegato, non so se si vede bene, è un file zip che è dentro, che si chiama, ecco, allegato underscore sviluppo underscore economico, come se fosse un allegato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi capite bene che l'utente è tentato chiaramente di andare, una volta che vede il logo del Ministero Economia e Finanza, è un allegato con quel nome e la mail, che è il contenuto, il corpo della mail, che sembra proprio essere un reale comunicato della pubblica amministrazione, è tentato di aprire l'allegato e di visionarlo, perché chiaramente viene invitato a visionare l'allegato che è stato vincolato con la mail. L'utente solitamente non guarda bene chi è il mittente, anche se in questo caso il mittente è economicosviluppo.casa. Allora magari chi ha un occhio più attento riesce a individuare che economico sviluppo, poi economico scritto con la K tra le altre cose, non è esattamente il sito, l'indirizzo del Ministero Economia e Sviluppo, quindi non è l'indirizzo del MISE, ma il fatto di leggere economico e sviluppo chiaramente porta l'utente meno attento a cliccare sicuramente sulla mail ad avere allegato. A quel punto, come si suol dire, la frittata è fatta, perché una volta eseguito volontariamente il malware, chiaramente la macchina viene compromessa. E lo stesso accade con altre tipologie di comunicazione. Qui abbiamo un altro caso, ad esempio, che riguarda INPS, e hanno creato un dominio ad hoc, addirittura si chiamava nuovoportale.lavoratori.covid.it.inps-servizi-cittadini.bioverse. Allora, se lo guardiamo, chiaramente non è un punto bioverse, non è un punto it, non è un gov.it, ma chiaramente le persone non badano molto a questi dettagli. Chiaramente leggono nel nome dominio INPS, servizi, cittadino, covid, nuovo portale, lavoratori, e si lasciano facilmente ingannare, soprattutto dal fatto che poi la pagina, in questo caso, sempre riporta proprio i loghi di INPS. Quindi queste sono sicuramente delle minacce con cui si ha quotidianamente a che fare. I dati chiaramente che vengono, una volta che la macchina è compromessa, questi dati vengono sfruttati. Ecco, questo è un caso, come potete vedere sulla sinistra, di credenziali di pubbliche amministrazioni che sono state estratte da malware e consegnate chiaramente ai criminali. Credenziali che fortunatamente il Certa Agent, in qualche modo con le proprie attività di cyber security, è riuscito a recuperare e chiaramente allertare le varie pubbliche amministrazioni di competenza per informarle dell'esfiltrazione delle informazioni e quindi invitarle chiaramente all'immediato cambio password e alla bonifica delle macchine. Come vedete, questo è solo un esempio, questo è il caso di Agent Tesla, uno dei malware che è stato veicolato tantissimo tra il 2020 e il 2021. Ancora oggi riceviamo tante mail di Agent Tesla, ma anche di un'altra variante che abbiamo studiato noi, As Tesla, che è molto molto simile ad Agent Tesla, probabilmente pure della stessa famiglia, però utilizza metodologie di inoltre differenti, quindi per comunicare con il CNC, il cosiddetto C2, quindi il centro di comando e controllo, utilizza delle metodologie che sono leggermente differenti rispetto al classico Agent Tesla, ma fondamentalmente sono più o meno la stessa tipologia di malware. Lo scopo, come dicevamo, appunto, è quello di esfiltrare queste informazioni. E queste che vedete qua sulla sinistra sono appunto tutte le informazioni che risiedevano all'interno del command and control, che sono state a loro volta recuperate e le abbiamo segnalate a chi di dovere. Ma è chiaro che queste informazioni, una volta che sono sottratte, queste li colleziono, se quotidianamente riescono a collezionare 100-200 credenziali, immaginate nell'arco di una campagna che magari dura di più, fatta attraverso altri malware, preparata attraverso altre soluzioni, ma sempre gli stessi criminali, tutte queste informazioni chiaramente valgono, hanno un valore che trova riscontro appunto proprio nel mercato nero. Ma non solo, chiaramente abbiamo visto credenziali della pubblica amministrazione, quindi di domini gov.it, o nell'altro caso si vedeva istruzione, ma abbiamo a che fare anche con credenziali di posta elettronica certificata, ed è ancora più grave qui.
Il discorso della posta elettronica certificata è molto complesso, per questo Agid si è adoperata insieme chiaramente al CERT Agid, della vigilanza ispettiva e ai gestori di posta elettronica, mettendo su appunto un percorso che consente nel breve, medio e lungo termine di contrastare questa tipologia di campagne. Allora, l'immaginetta che vedete a sinistra che abbiamo offuscato, in realtà sono tutte caselle di posta elettronica che sono state compromesse con password in chiaro che erano in vendita. Quindi chiaramente il nostro lavoro, uno dei nostri lavori è quello di recuperare queste informazioni e riuscire in qualche modo a, nel più breve tempo possibile, allertare il gestore di competenza e chiedere l'immediata dismissione della password dell'account e chiedere immediatamente il cambio password a chi di dovere. Come potete vedere, questa che vedete qui sulla destra invece è una mail di SLOAD, che è uno dei malware, forse l'ultimo fortunatamente, che è rimasto, che sfrutta le PEC. E abbiamo avuto l'ultima campagna che riguarda le PEC, risale alla scorsa settimana, ma che fortunatamente è stata contrastata veramente in tempo. Le campagne, quelle che vedete qua adesso in questo quadro generale, è il resoconto delle campagne malevole di APEC nel 2021. Come vedete sono solo 6, sono pochissime. Credetemi, sono veramente pochissime. Perché tra il 2019 e il 2020 abbiamo avuto un boom, che parliamo di campagne o numeri che oltre, andiamo con i tre zeri. In questo caso solo 6 campagne. In 6 mesi, circa una campagna al mese solo di SLOAD, che tra l'altro ormai conosciamo benissimo e che insieme alla vigilanza di gestore riusciamo a contrastare in tempi rapidissimi, abbiamo abbassato notevolmente il numero delle campagne via PEC del 90%. Questo è un ottimo risultato, perché veramente era un problema che doveva essere affrontato. Agid inoltre abbiamo messo a disposizione una istanza per condividere gli indicatori di compromissione per le campagne e poterle contrastare immediatamente. Quindi tutti i gestori sono collegati insieme a Agid, che in questo caso fa da hub, in una istanza nella quale è possibile condividere gli indicatori di compromissione, così che tutti i gestori ne sono al corrente e immediatamente la campagna viene contrastata. Questi sono i grafici, mi è rimasto poco tempo, devo accelerare, questi sono i grafici invece delle campagne malevole registrate negli ultimi 6 mesi, da gennaio a giugno 2021. Come potete vedere abbiamo registrato 706 campagne malevole che sono state gestite, quindi in 6 mesi 706 campagne, e abbiamo condiviso con la pubblica amministrazione 7.803 indicatori di compromissione. Che non sono pochi se consideriamo che sono tutte campagne mirate per l'Italia, non sono campagne generiche. I temi più sfruttati in questo caso chiaramente è il tema banking, che va fortissimo per quanto riguarda la parte del phishing. Invece altri brand sfruttati, temi sfruttati, scusate, per le campagne malevole, sono sicuramente il tema pagamenti, perché con la scusa del pagamento mettono in allegato la falsa fattura. Quindi il tema della mail, il corpo della mail parla di pagamenti, che ne so, parla di una fattura, che si è ricevuta una fattura, qualcosa, quindi chiaramente invita l'utente a scaricare, a cliccare sull'allegato per poterlo aprire. Sono sfruttati tantissimi il tema, sfruttato tantissimo il tema delivery, ad esempio per false consegne da parte o mancate consegne da parte di BRT o DHL, ne abbiamo viste veramente tantissime, e altre invece, vedete qua, un po' meno sicuramente, su Speed, INPS, Poste e documenti. Documenti, ad esempio, è un altro tema abbastanza utilizzato. Ad esempio in questo caso abbiamo quello del MISE, il cashback, che si è sfruttato il tema del cashback, c'è stato il boom di questo argomento, e chiaramente Covid-19, i criminali chiaramente vanno a nozze con questi argomenti per poter mettere su delle campagne malevole specifiche. Invece per quanto riguarda gli allegati, quello che possiamo vedere negli ultimi 6 mesi, gli allegati malevoli, cioè i malware, sono stati veicolati tramite allegati zip per lo più. Quindi in questo caso, come potete vedere, 79 campagne avevano allegati zip. Un po' meno
con documenti tipo DOC, XLSM, XLS, quindi su documenti Office, e altre estensioni un po' strane. Ad oggi, ad esempio, per quanto riguarda le PEC, l'uso specifico, abbiamo visto nella slide precedente, riprendiamola di nuovo, eccole qui, viene veicolata tramite file compressi, quindi 7Z, zip, all'interno del quale è incluso, ingloba un ulteriore file compresso e ancora un'altra volta un ulteriore file compresso all'interno del quale poi c'è un VSF. Quindi abbiamo, in questo caso, gli autori di SLoad hanno studiato tre livelli di annidamento per arrivare alla mail, perché solitamente i software anti-spam, anti-malware, non vanno oltre il terzo annidamento, nel senso che un file può essere zippato una volta, due volte, tre volte o n volte, solitamente gli antivirus non vanno oltre il primo zip. Tante volte utilizzano anche una password che comunico direttamente all'utente per poter aprire, in modo tale che l'antivirus non possa accedere a quel file poiché è protetto da una password. Quindi insomma, le metodologie utilizzate sono veramente tante, le abbiamo viste di tutti i colori. Chiaramente queste informazioni, stiamo parlando di informazioni che vengono prelevate e successivamente rivendute o esposte online. Quindi stiamo parlando di data breach e o di data leak, che c'è una bella differenza tra i due. Nel primo caso, ad esempio, si parla di un attacco mirato ad ottenere i dati privati di un'organizzazione, di una PA che sia, da un'entità non autorizzata ad accedere a queste informazioni. Solitamente il data breach è dovuto ad una compromissione di un database o delle garanzie di accesso dei dati di una vittima. Invece, per quanto riguarda il data leak, in questo caso parliamo di una trasmissione non autorizzata delle informazioni, che può essere dovuta magari ad una vulnerabilità di un sito che espone informazioni sensibili e quindi quelle informazioni sono state perdute e magari riprese da qualcun altro. I data leak sono sempre esistiti, ci sono sempre stati, effettivamente oggi è quasi diventata una moda. Come dicevo prima, abbiamo il caso del canale Telegram, ad esempio qua come vedete una componista, questa risale proprio ieri, l'ho messa proprio ieri perché è uscita 126.000 credenziali per l'Italia. Praticamente sono tutti credenziali di utenti italiani, tra cui purtroppo pubblica amministrazione, un account di pubblica amministrazione, email e password in chiaro. E esposte su specifici canali Telegram. In questo caso erano pure gratuite queste informazioni, potevano essere rilevate gratuitamente, ma prima di darle gratuitamente, chissà quante volte qualcun altro le avrà già sfruttate. Quindi, quali sono le tipologie di dati messe in vendita? Dati grafici, mail, indirizzo, dati di credito e i metadati, come dicevo prima, ad esempio anche i cookie di informazione che sono messi in vendita. Qui abbiamo due esempi, uno che riguarda l'Università di Pisa, quello sotto, sono le informazioni sfruttate dall'Università di Pisa, l'altro che riguarda il comune di Napoli, che, al quale appunto sono state sottratte i dati e sono state rimesse in vendita a pagamento su forum specifici. Qui parliamo appunto di double extortion, oppure finito il mio tempo e devo accelerare, devo andare velocissimo. O il double extortion, quindi la doppia estorsione di cui si sta parlando tantissimo, si parla anche di tripla estorsione, quadrupla estorsione, ne stanno parlando di tutti i colori. I media ne stanno parlando di tutti i colori. In realtà la più importante è la double extortion. In cosa consiste? Qui vedete un breach recentissimo al comune di Brescia, al comune della Franca d'Asti. I loro dati del comune sono stati esposti online alla mercé di chiunque, quindi chiunque può scaricare gratuitamente i dati riservati dall'interno dei cittadini del comune di Brescia e di Villafranca e sono stati esfiltrati appunto, come si suol dire, dai ransomware Doppel e Avadon. In realtà questi ransomware non esfiltrano i dati, non esfiltrano nessun dato. L'azione è stata svolta tramite attività specifiche, sfruttando delle vulnerabilità specifiche, sfruttando delle debolezze specifiche, al fine di poter esfiltrare prima le informazioni e dopo inoculare il malware e il ransomware per cifrare i dati e quindi a quel punto chiedere il riscatto. Se non mi paghi non ti do le chiavi per liberare i tuoi dati. Inoltre, visto che la maggior parte ormai delle pubbliche amministrazioni si sono organizzati con backup, un'altra minaccia non è più quella del recupero dei dati, ma è quella della pubblicazione dei dati, ovvero se non mi paghi, io pubblico, do al mondo i tuoi dati. E quindi invitano chiaramente la pubblica amministrazione o la vittima in generale che sia
a pagare il riscatto. Questi sono altri recenti della leak, ma andiamo un po' più veloce perché il tempo è scaduto. Come abbiamo detto, abbiamo fatto delle analisi del ransomware e dei data leak. In realtà, come abbiamo detto prima, i ransomware hanno lo scopo, quello di cifrare, non quello di andare a bucare. Il fatto di compromettere un server, sfiltrare i dati e poi rivenderli dopo averli cifrati, il discorso del ransomware entra in gioco in una seconda fase. Poi abbiamo anche il discorso dei falsi data breach, spesso viene chiesto un riscatto per data breach che risalgono ad anni precedenti, ma che chiaramente se non vengono analizzati per bene, spesso si casca nella truffa, è una vera e propria truffa, come è successo con le battaglie di Novezia e Minneapolis, che poi si è accorto che erano i dati di LinkedIn presi nel 2019. Abbiamo altre tipologie di problemi, che sono appunto le formazioni esposte sui siti specifici, ad esempio quelli che, è spuntata Patrizia, forse mi vuole tirare le orecchie per sbrigarmi subito, sono siti specifici dove vengono pubblicate come una sorta di trofeo i siti che sono stati compromessi, spesso magari da ragazzini, e quindi sicuramente loro lo fanno per avere maggiore visibilità, ma chiaramente mettono a nudo le debolezze in questo caso della pubblica amministrazione. Qui abbiamo due casi esemplari. Gli attacchi più noti sono SQL injection, informazione esposte, le cose scripting e altre tipologie di vulnerabilità che riguardano appunto la top 10 OWASP. Per concludere, perché esistono queste vulnerabilità? Perché l'obiettivo appunto è quello di erogare un servizio, ma non di metterlo in sicurezza. Perché per sviluppare in sicurezza richiede tempo, quindi significa più righe di codice. Perché quando viene chiesto, anzi WAPT non viene quasi mai chiesto, e quelle volte che viene chiesto e che viene effettuato, ci si attende un ok che sollevi a vita da ogni responsabilità, e che non può essere così assolutamente. Perché spesso utilizzano CMS già belle e pronti, ma non li aggiornano mai, perché si fa abuso di plugin di terze parti, senza nemmeno valutare se sono mantenuti, sono obsoleti o meno. Qui c'era qualche esempio di SQL injection, di information exposure e di cosa è scritto, ma andiamo avanti. Per proteggersi da questi attacchi, quindi, che cosa dobbiamo fare? Sappiamo bene che antivirus e protezione perimetrale non funzionano, quindi è importante formare, sensibilizzare gli sviluppatori sui rischi legati alle tipologie di vulnerabilità, soprattutto riferimento a OWASP, mantenere aggiornati i framework, sfruttare i vantaggi della crittografia per memorizzare i dati sul database, fare code review, vulnerability assessment e schedulare il processo di backup. Nel caso di genere del buon fine, è importante che l'incidente sia gestito con un team di esperti, che venga identificata e analizzata la natura della violazione, determinare la tipologia e la quantità di dati eventualmente compromessi, rilevare la possibilità di esfiltrazione per disporre un piano di remediation, rilevare e acquisire le evidenze informatiche, estrapolare gli indicatori di compromissione, utilizzare e gli EOC individuati per determinarci le stesse tipologie e valutare se e con chi condividere gli artefatti. Mi scuso per essermi dilungato e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie mille Giovanni, ti sei preso qualche minuto in più, ci saranno poi anche delle domande. Allora, io vi ricordo, ho trascurato di farla all'inizio, però vi ricordo che Giovanni, naturalmente come avrete capito, è un esperto di cyber security ad Agid ed è un esperto appunto su tutte le tipologie di attacchi informatici verso la PA. La stessa cosa Luca Lusini, che adesso segue. Chiedo a Luca di collegarsi anche con la webcam e di provare il microfono, è un esperto di analisi malware e sicurezza del codice, uno professore di servizi Buongiorno. E di strumenti che ha lavorato per Agid e adesso non più, però Luca sì, ti sentiamo e ti vediamo, ti lascio subito la parola così recuperiamo un po' il ritardo. Perfetto, grazie mille, intanto buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione. In queste slide vedremo quali sono le principali tipologie di malware della PA. Questo non è un documento tecnico, quindi non mi preme di entrare nel dettaglio tecnico. Quello che mi interessa che rimanga di questa presentazione è l'associazione che i malware hanno conseguenze. Quindi non si tratta solo di software malevolo fatto con l'intento di fare del danno fino a se stesso, ma ci sono delle conseguenze generalmente più durature e più gravi. La regola base per capire qual è, diciamo, l'obiettivo di qualsiasi malware è quello di
ricordarsi che gli autori dei malware vogliono fare più soldi possibile con il minor impegno possibile. Questo che cosa significa? Che tanto per cominciare, i malware non sono proprio delle prodezze tecniche, quindi vabbè, su internet si sente parlare di molti, insomma, malware sofisticati e cose così. In realtà quello è più, diciamo, linguaggio giornalistico. La maggior parte dei malware non è niente di particolare sul piano tecnico. Si basano principalmente sull'inganno, quindi sull'ingannare l'utente nel tentativo di fargli compiere determinate azioni o di fargli aprire determinati file, ad esempio. Quindi sono delle vere e proprie truffe, che significa che principalmente ci può accadere chiunque, anche io, il collega Gianni, chiunque, perché se uno viene preso con l'argomento giusto è possibile che venga ingannato fondamentalmente. E che cosa c'è di valore nel computer di una persona solitamente? Vabbè, le vostre password, questo perché danno ai criminali l'accesso ai vostri account, che potrebbero contenere informazioni interessanti, sensibili, o più semplicemente perché tramite i vostri account possono compiere delle azioni malevole, in modo anonimo, o anzi in modo pseudonimo. In quel caso diciamo che la colpa, tra virgolette, ricadrebbe su di voi e non su di loro. Gli interessa magari avere accesso al vostro conto corrente tramite la password dell'home banking o insomma in applicazioni di home banking, questo ovviamente per trasferire fondi verso i loro account. Gli interessa ricattarvi, ad esempio tramite rendendo impossibile l'accesso ai vostri file o al vostro dispositivo, e infine anche rivendere l'accesso al vostro computer, perché il vostro computer può essere utile per promuovere altri tipi di attacchi da altri criminali, eccetera, eccetera. Noi vedremo principalmente quattro, se abbiamo tempo, cinque tipologie di malware. Quali sono, come vi si entra in contatto, quali sono le principali conseguenze e vedere più o meno come proteggersi. Ovviamente sono tutti discorsi sempre generici, non entriamo nel dettaglio, per cui alcune cose rimarranno necessariamente fuori. Il primo tipo di malware che incontriamo sono detti info stealer, dall'inglese information stealer, cioè che rubano informazioni, e sono interessati a rubare essenzialmente nome utente e password di qualsiasi applicazione. Qualsiasi ovviamente è un termine tra virgolette, perché poi hanno una lista predefinita di applicazioni, non le rubano da tutte, ma sono veramente tante. Ad esempio, nel caso di un malware che si chiama AS Tesla, che abbiamo, per chi è interessato, analizzato a suo tempo e c'è insomma la notizia sul nostro sito. Questo malware è in grado di rubare le password da più di 100 applicativi diversi, applicativi che possono essere client FTP, i browser che sono quindi il principale bersaglio, tutti gli applicativi di VPN, insomma tutto ciò che generalmente contiene o salva credenziali ed è di uso comune, questo malware riesce a prenderne le password. Oltre che dei browser, quindi quando voi sui browser ci salvate qualche password, come faccio io ad esempio quando ci salvo le password dei siti più inutili, tra virgolette, no? Tipo Just It e roba qui, lui, se io fossi infetto, sarebbe tranquillamente in grado di prendere la password che ho salvato lì. Se la password poi fosse la stessa che riuso anche da altre parti, sarebbe ancora più dannoso. È in grado di fingersi voi stessi verso i siti che usate. Questo è un modo, diciamo, un po' strano che è usato per dire che vi ruba i cookie, cioè in parole povere riesce a identificarsi come voi stessi. Tipo su Facebook potrebbe tranquillamente apparire agli occhi di Facebook come se fossi voi a fare l'accesso e quindi vedere tutto quello che vedete voi. È in grado di rubare tutto quello che scrivete e copia e incollate sul computer, quindi diciamo è una questione molto, quindi questa è un'azione molto pericolosa, perché ovviamente potete scrivere password, potete scrivere roba confidenziale, e soprattutto il copia e incolla a volte viene usato anche per la gestione dei password manager. È anche in grado di fare foto al vostro schermo, quindi ad esempio di vedere cosa c'è nel vostro schermo. Alcuni esempi di come si viene in contatto, per esempio, una Tesla,
sono delle email banali, a volte in inglese, a volte in italiano, piuttosto ricontestualizzate, cioè magari in questo caso è anche abbastanza evidente che sono email malevole, però a volte sono un po' più articolate. Ast Tesla non ha mai targetizzato specificatamente l'Italia, però magari se uno trova un'email così e clicca sull'allegato, che può essere anche un file Excel, può essere un eseguibile, uno zip, e riesce a eseguire il malware, che cosa succede nello specifico? Nello specifico l'utente non si accorge di niente, perché tutto avviene silenziosamente, il malware non presenta interfacce, non si fa notare, però in realtà se voi fossi dall'altra parte dell'attacco, quindi fossi criminali, vi vedreste arrivare un'email tipo quella che vedete a destra, in cui ci sono tutte le email, ad esempio, salvate nelle applicazioni, in questo caso era un browser, in cui ci sono le password, e l'email e i siti in cui sono usate queste password. Un modo per, diciamo, mettersi allerta, o comunque qualcosa dovrebbe far insospettire quando uno apre un allegato o un file Excel, è proprio quello che non succede niente, non c'è un contenuto significativo, e quindi voglio dire, nessuno manderebbe un Excel, per esempio, un vuoto, o un file PDF vuoto, o comunque un allegato che te ci clicchi e non succede niente. Quindi quando succede questo può essere utile riferire la caduta a un tecnico e dire: guarda, è arrivata questa email, ci ho cliccato, non è successo niente, forse che era malevola. Così possono essere prese, insomma, le misure che sono necessarie. Ast Tesla, nello specifico, o comunque molti InfoStealer, contengono un keylogger, quindi un software che è in grado di registrare tutti i tasti che sono stati che premete, e anche cosa copia e incollate, quindi rende piuttosto difficile anche l'utilizzo del password manager in modo sicuro, e alcuni riescono anche a provare a fare gli screenshot dello schermo, come in questo caso in cui sulla sinistra si vede uno screenshot che è arrivato all'attaccante e sulla destra il contenuto della clipboard, quindi ciò che è stato copia e incollato. E a questo punto ho messo una slide per quanto riguarda i password manager, se possono evitare contro i keylogger. È un argomento che andrebbe trattato a sé, quindi l'ho molto 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 riassunto. In generale sì, però ci vogliono alcuni accorgimenti, perché di default o comunque un password manager così preso a caso non è sufficiente. La prima cosa che è necessaria è che comunque il password manager, questo magari non è banale da verificare per un utilizzatore, ma il password manager dovrebbe essere un processo privilegiato rispetto all'utenza vostra, cioè voi non la potete usare, ma non dovreste poter leggere i file che crea, né tantomeno scriverli, eccetera. Questo perché se non lo può fare la vostra utenza, non lo può fare neanche il malware, quindi non potrebbe rubare, ad esempio, il database delle password che sono cifrate, però comunque se già non lo ruba in primo luogo è meglio. Il password manager dovrebbe usare quello che si chiama un desktop sicuro, dovrebbe essere tra la lista delle feature del password manager, quindi quando lui vi chiede la password dovrebbe essere un desktop che è simile a quello che Windows vi mostra quando vi chiede qualche informazione, tipo vuoi eseguire questo file, quella finestrina con la barrettina gialla, quella che si chiama watching in termini tecnici. Dovrebbe essere una cosa simile, perché quello non può essere, diciamo, lì i keylogger non funzionano per tutta una questione di tecnicismi di Windows. E infine la parte più importante è che uno, va bene, ha sbloccato il password manager, c'è la password, però se la copi e incolli sull'applicativo, la metti nella clipboard, la clipboard viene rubata e quindi ti ruba anche la password. Quindi il modo per trasferire la password dal password manager all'applicazione, l'unico modo sicuro che ho trovato è il drag and drop, cioè la trascinate letteralmente. Con i browser funziona, in più con i browser c'è anche ci sono anche proprio plugin, quindi sono molto comodi da usare, per cui la combinazione tra plugin e password manager dovrebbe essere sicura, e questo dovrebbe, diciamo, mettere al sicuro dal rischio di keylogging. Com'è che ci si può proteggere dagli InfoStealer in generale? Tanto per cominciare, le password dovrebbero salvare in un password manager e non in un browser, perché molti InfoStealer riescono a prendere password da tutti i browser, ma dai password manager ancora non molto. Ovviamente se l'utilizzo del password manager si dovesse diffondere, questa tendenza potrebbe cambiare.
però con gli accorgimenti di prima non dovrebbero esserci problemi. È utile configurare l'invio di codici sul cellulare, no? La two-factor authentication, quindi quel codicino che vi arriva di conferma. Questo anche perché così sapete che qualcuno effettivamente ha usato la vostra password, tranne quando a volte succede qualche misconfigurazione. Però in generale vi arriva un codice che qualcuno ha provato a fare un accesso al vostro account Gmail, già potete immaginare che forse ne hanno preso la password. E poi se uno usa un password manager, ad esempio, può cambiare più facilmente la password col tempo, perché non è che se la deve ricordare e inventarsela una nuova, ma la rigenera casualmente. E quindi, diciamo, io ne so, una volta ogni tot lo fa. Io non lo faccio spessissimo, essere sincero, devo confessare, però se uno è proprio paranoico su certe password, può essere utile cambiarla, così se fosse stata rubata, sicuramente non è più valida. Ok, vediamo. Non so se rispondere a qualche domanda adesso, sperando di non occupare troppo tempo. Vediamo un po'. Ho visto diversi allegati Docker che sfruttano macro di Office, cercano di dare soluzioni malware. Spesso la cosa ci ha preoccupato. Allora, ancora non, io non ho contezza di malware che usano LibreOffice, ma principalmente perché non è molto diffuso ancora. Comunque, sicuramente se dovesse prendere piede succederà, perché LibreOffice ha le stesse capacità esecutive insomma, di Office, quindi sicuramente se dovesse prendere piede succederà. Al momento non ne ho molto contezza, sinceramente. Il Password Manager è un software, che ha il compito di salvare, le password, in modo cifrato. Praticamente è come una lista della spesa in cui c'è un utente e password. Per l'accesso a queste password devi mettere una altra password che si chiama password, una master password, e siccome sono salvate cifrate e sono visibili solo durante il tempo in cui la sblocchi, prendi la password e la metti dove la devi mettere in applicativo, sono, diciamo, più sicuri. E in più se le ricordano loro le password, quindi non le devi ricordare a memoria, le puoi generare casualmente di 20 caratteri o come vuole, e alla fine, tanto siccome sono salvate in modo sicuro, non devono essere, insomma, le solite password, magari riusate svariate volte con varie varianti. È un po' l'equivalente sicuro del blocco note, essenzialmente. Ok, passo all'altro tipo di malware, che sono i ransomware. Ransomware sono letteralmente i malware del riscatto. Quindi cercano, in qualche modo di estorcervi i soldi. Il modo più comune in cui lo fanno è quello di impedirvi l'accesso ai file. È come se mettessero una cassaforte, lo chiedessero una chiave e poi vi dicessero: ok, se volete la chiave ci dovete pagare. Un esempio tipico è NetWalker, ne abbiamo fatto anche qui l'analisi per chi è interessato, insomma, è un'analisi tecnica. E i malware hanno avuto forte diffusione per email intorno al 2018-19. Poi, come ha detto il collega Gianni, il collega Amato, insomma, sono spariti, insomma, è calato moltissimo. Forse perché comunque i ransomware hanno il problema che poi i soldi da qualche parte portano e quindi sono sempre abbastanza rintracciabili. E oggi principalmente un attacco ransomware, diciamo, preceduto da un'intrusione nella rete. Quindi generalmente c'è un'intrusione nella rete, i criminali guardano un po' cosa c'è di utile e poi, rubano i dati e vi lasciano anche un ransomware, così vi possono cercare di ricattare o con i dati rubati perché minaccia a pubblicarli o con il ransomware perché vi hanno cifrati, magari non avete il backup. Generalmente che succede quando uno è vittima di un ransomware, come che se ne accorge? Abbastanza semplicemente, perché prima uno ha un documento come questo documento Word, con l'icona bellina che lo può aprire tutto ok, poi passa il ransomware e vi ritrovate con questa icona generica di Windows di un file non riconosciuto e ti viene lasciata una nota di riscatto in inglese più o meno sgrammaticato, in cui ci sono le istruzioni su come pagare il riscatto, come farsi vivi, eccetera, eccetera. Com'è che ci si accorge? Appunto, proprio perché, c'è questa nota di riscatto, c'è un'estensione strana e i file ovviamente non si aprono più. La domanda che uno si fa a quel punto è se posso recuperare i miei file. Ecco, generalmente no.
perché la stessa crittografia viene usata nei ransomware, è la stessa che poi viene usata anche nei processi in cui è richiesta proprio estrema sicurezza, come per il transito di carte di credito e cose così. E quindi, a meno che i criminali non siano proprio incompetenti e non è che ci sia, sia successo spesso, non è proprio, cioè non si possono recuperare. E ho aggiunto anche un'ultima riga, proprio non si possono recuperare, non si possono, cioè qualsiasi cosa in generale, poi la disperazione vi possa far pensare, purtroppo non si possono recuperare. Ora, come abbiamo visto, gli attacchi ransomware di solito significano al giorno d'oggi, non sempre, ma di solito significano che c'è stata una compromissione nella rete, quindi c'è cioè, una macchina è stata vulnerabile, è stata compromessa, l'attaccante si è spostato nella rete e quindi vi ha rubato probabilmente i dati e ve li ha anche cifrati. Nella rotta di riscatto di solito c'è scritto, però quindi se vedete che uno o più computer sono stati colpiti dal ransomware, probabilmente c'è stata un'intrusione nella rete. E quindi bisogna andare a fare un'analisi più approfondita. Se siete sicuri che il ransomware vi sia arrivato per email perché qualcuno l'ha aperto per sbaglio, allora questo non è il caso, però è svariati anni che non vediamo più questa tipologia di attacco. L'unico modo per proteggersi dai ransomware che funziona realmente è tramite backup. Quindi ovviamente sempre i soliti sistemi che funzionano per tutti i malware, quindi antivirus, sistemi aggiornati, eccetera, però il backup è fondamentale. Andrebbero fatti backup multipli, quindi non è che un solo backup viene sovrascritto, ma quindi un backup di ieri, di oggi, una settimana prima, eccetera. Andrebbero messi in macchine che poi sono isolate dalla rete e che non siano sovrascrivibili, cioè che quindi non si dà la possibilità al ransomware di cifrare anche quei backup essenzialmente. Questo è, diciamo, un nodo molto importante. Il modo per proteggere il ransomware rimane sempre il backup. Com'è che si rimedia a un'infezione? E il punto è capire se il ransomware viene da un attacco alla rete o da, per esempio, una semplice mail, per vedere se viene un attacco alla rete. Uno, un tecnico, diciamo, deve fare le sue analisi, magari ci sono più computer infetti, i log di Windows dimostrano che ci sono accessi strani, si vedono dei log strani sulle macchine esposte e così via. E poi, una volta capito quali sono le macchine a pulire, vanno fatte ripulire da uno dei vostri tecnici o con un antivirus. Serve di solito i ransomware non persistono, però possono installare altri malware e quindi è sempre bene, diciamo, fare qualche scansione e farci passare anche un tecnico. Poi ovviamente una volta ripulite le macchine si ripristinano i backup. Se non ci sono i backup, potete vedere se nomoreransom.org c'ha qualche decryptor. Non voglio proprio, cioè di solito no, perché se un ransomware è fatto bene non si può fare. Se no, l'alternativa è quello che uno valuta se pagare il riscatto. C'è sempre la possibilità di farsi fregare due volte. Molti su internet ci sono opinioni diverse. Io non mi espongo, penso che comunque meglio non mi espongo perché non so se la mia opinione poi è molto in linea con quella che si sente su internet. E mi piacerebbe stare a rispondere a altre domande, ma non ho più tempo, quindi devo volare verso un'altra tipologia, che sono i banking Trojan, che sono tutti quei malware che modificano il vostro computer per, diciamo, trasferirsi dei fondi verso account dei criminali. Un caso tipico è Usnif, che è un malware proprio pensato per l'Italia, quindi a tematiche italiane, INPS, Agenzia delle Entrate, sappiamo che è operato da criminali russi o moldavi, insomma più o meno dell'est. È molto diffuso, ha svariate campagne la settimana con circa 300 vittime a campagna. L'email, come vedete, sembra proprio vero, quindi dall'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Spesso dentro ci sono documenti XLS o XLSX, insomma, di XLSM di Office. Si presentano l'ultima volta, insomma, si presentano così, poi cambiano di volta in volta. Chiedono di abilitare le macro, se non sono abilitate, non le abilitate mai le macro, tanto nessuno vi manda documenti con macro, nessuno legittimamente. Quindi, se qualcuno c'è il pulsante giallo, abilita contenuto, Microsoft ha fatto questa scelta di parole un po' ambigua, non lo fate, non lo fate, non abilitate nessun contenuto. Quello che c'è da vedere c'è già in tutti i documenti Excel o Word.
che effetti ha un banking Troia tipo USNIF? USNIF fa anche un po' di info stile, però generalmente un banking Trojan vi trovate, sono simili al furto di carte di credito, quindi vi trovate a debiti anomali, vi arrivano messaggi magari dalla banca perché gli dice oh, stavo fatto un bonifico qui o qua, oppure quando la banca mi manda il messaggio di conferma, la mia banca ad esempio mi manda il messaggio di conferma prima di fare un bonifico, magari ho fatto un bonifico di 900 euro a questa persona, mi arriva oh, c'è un bonifico di 10.000 euro a quest'altra persona, perché il malware ha modificato le informazioni che il mio browser ha inviato alla banca. Questo è il suo principale scopo di questo. E poi una volta i soldi sono stati rubati, generalmente non è molto facile recuperarli, quindi è bene sempre starci attenti. Per proteggersi, gli SMS che vi manda la banca sono l'arma migliore, la vostra banca dovrebbe mandarvelo, la mia lo fa e spero anche la vostra, e di controllare sempre questi dettagli, anche se siete voi che avete appena richiesto di fare un bonifico, dice vabbè sì lo so che sono io che ho fatto il bonifico, però controllatelo, perché se fossi infatti da un banco in Troia lui modificherebbe il destinatario, un po' tipo dei fini, e lo vedresti solo nell'SMS, non nel computer. Come rimediare un'infezione? Valgono sempre i soliti punti di prima, va fatto ripulire il computer da un tecnico e poi vanno cambiate le password dell'home banking e insomma in generale anche tutti i servizi, perché non si sa mai. E potete chiamare la banca e sentire, insomma, farvi dare un po' la situazione di quello che è successo a livello di movimenti bancari di preciso, e ovviamente il computer non lo riusate finché non è stato pulito, perché è ancora infetto. Anche qui mi sarebbe piaciuto rispondere alle domande, ma non ho tempo, devo volare anche sui RAT. I RAT sono dei Trojan, cioè dei malware fatti per controllare remotamente un computer, permettono di controllare quindi il vostro computer, quindi di vendere fondamentalmente l'accesso al vostro computer ad altri, principalmente per fare azioni come attacchi di DOS, quindi tanto numero di richieste verso un sito per metterlo in crisi e così via. Possono comunque fare anche altre cose più interessanti, come principalmente spiare, quindi keylogger o spiare microfono e telecamera, o installare altri malware. E quindi sono, diciamo, un po' un jolly su questo punto di vista. Arrivano sempre anche loro tramite mail, a volte in italiano, a volte in inglese, si capisce più o meno a volte che sono mail malevole, ma non necessariamente sempre. Con i RAT è fondamentale tenere sempre aggiornate le proprie macchine, perché una volta che uno ha un RAT all'interno della propria rete, se ci sono macchine vulnerabili, alcuni RAT le fanno la scansione della rete appositamente per cercarle, quindi per poi diffondersi su altri computer. A volte si diffondono anche con trucchetti strani, tipo sostituiscono i file nelle cartelle condivise, quindi quello che prima era un documento magari diventa un file eseguibile e uno non visualizza le estensioni, non lo vede, e quindi magari viene cliccato da un utente in un altro computer, si infetta l'altro computer, a volte alla peggio riescono a diffondersi anche con questi inganni così. Il RAT, capire che uno è stato infettato da un RAT non è facile, di solito si vede come conseguenza di altri attacchi, nel senso che un RAT ha scaricato un malware, vedi che sei stato attaccato da questo malware, cerchi la fonte e vedi che c'era anche questo RAT. Principalmente comunque le principali azioni dei RAT sono o lo spionaggio o l'installazione reiterata di malware, per cui uno magari pulisce un computer, poi si ritrova di nuovo un malware, poi lo ripulisce di nuovo un malware, forse c'è un RAT che gli sta reinstallando continuamente. Per proteggersi bisogna tenere i computer aggiornati, i computer, quindi desktop, server e anche gli antivirus aggiornati, e volendo uno può usare anche un software per rilevare comportamenti anomali nella rete, si chiamano IDS, Intrusion Detection System, quindi possono vedere se qualche macchina sta facendo scansioni su per exploit, insomma, noti. Questi solito funzionano, se sono aggiornati, tenuti, insomma, affidabili, funzionano bene, perché rivelano appunto la presenza di comportamenti anomali. Come si rimedia un'infezione? Sempre nel solito modo, principalmente i RAT possono avere qualsiasi conseguenza, alla peggio potete staccare il computer della rete, perché diciamo che è controllato dal remoto quando ci sono i criminali, e poi ve lo fate magari ripulire da un tecnico, sempre insomma da un tecnico, alla peggio uno deve formattare,
E il problema dei RAT è che poi magari questa cosa va controllata e va fatta anche sugli altri dispositivi di rete, perché non si sa in quali momenti, cioè dove si è spostato il malware. Io non ho più tempo e questa forse è un'aggiunta che ho fatto per questa edizione. Se c'è tempo posso provare a farla velocemente, se no è nelle slide, la possiamo comunque vedere. Sì, Luca, dai. Sì, sì. ti Prego, inviterei, inviterei tutti Luca. e due a rispondere a qualcuna delle domande che vi abbiamo riportato nel box delle domande a destra. Se sia tu sia Giovanni rispondete in ordine rispetto alle vostre comunicazioni, perché ci sono tante Finisco domande allora che... prima. Non so Finisco se le prima o domande che faccio prima vedo una domanda? io. Vedi Giovanni, a destra c'è un box con tutte le domande? Sì, prima chiedeva se deve finire, completare il suo intervento oppure passiamo alle domande. No, no, passiamo alle domande perché poi diciamo tutto Ok. questo rimane nelle slide. Credo che vi potete anche riagganciare rispondendo alle domande, agli argomenti che sono rimasti poco completi. Allora, magari inizio io. Allora, vedo qui le domande, ma gli antivirus con licenza non servono a nulla? Di questo ci ha parlato il collega prima. In realtà gli antivirus fanno quello che possono fare per i malware già noti, quelli già conosciuti, ma magari per quelli che assumono un comportamento tale da essere individuati univocamente e quindi essere certi che siano malware. Ma nella maggior parte dei casi un malware che è stato scritto oggi per essere veicolato appositamente oggi è difficile che venga veramente individuato dagli antivirus. Proprio per questo motivo Agid ha messo a disposizione una piattaforma per condividere gli indicatori di compromissione proprio per far fronte alle debolezze, alle mancanze appunto dell'antivirus. Spero di aver risposto a questa domanda. Poi ne vedo un'altra. I programmi per conservare le password sono sicuri? E se sì, qual è il migliore? In questo mi pare che già il collega Luca Lusini ha già risposto a questa domanda parlando del password manager. Insomma, magari lascio a lui la parola. Vai Luca. Io, se conosci qualche programma te, Gianni, perché io in realtà non Sì, uso molte allora, password, password non riguarda me. manager. Ma ad esempio, io personalmente utilizzo KeePass, è in locale, hai il problema che non può essere sincronizzato da remoto, quindi non va in cloud, ma deve essere gestito, diciamo, sulla propria macchina. Però è possibile poter appunto esportare il contenitore contenente le password, quindi si ha una sola master key, la password principale che è l'unica da ricordare, e chiaramente poi il contenitore si può esportare e utilizzare KeePass anche su mobile, sul telefonino. Chiaramente con il problema che non può essere sincronizzato, perché non va in cloud, cioè dal locale, altrimenti ci sono altre soluzioni a pagamento, chiaramente KeePass è open source ed è free, mentre ci sono altre soluzioni a pagamento come OnePassword o LastPass, ad esempio, che io utilizzo ma per altre cose che non riguardano il lavoro, ad essere sincero. Quindi io mi sento di consigliare per lavoro di utilizzare, soprattutto se si tratta di informazioni sensibili, di utilizzare un gestore password standalone, quindi che non vada, che lavori in locale e non pubblichi nulla sul cloud. In alternativa, comunque, soluzioni come OnePassword o LastPass, che hanno sia la versione free con delle limitazioni, la versione a pagamento, la versione pro a pagamento, chiaramente mi consiglio eventualmente insomma, di consigliare quelli. Poi, domanda, faccio parte del personale ICT di una PA. Spesso gli utenti mi girano email malevole richiedendo che vengano prese opportune misure. Gli utenti girano email chiedendo di prendere opportune misure. Quale sarebbe la maniera migliore di rispondere a queste email, a queste richieste? C'è qualcosa che possiamo fare come persona di CT al netto della formazione agli utenti? Beh, la risposta sicuramente è la formazione agli utenti ed è chiaro che comunque loro devono essere formati per individuare e saper riconoscere una campagna malevola, quindi magari con
dei progetti appositi fatti internamente di campagne simulate. Esistono tanti software anche open source per fare campagne simulate, adesso non mi sovviene il nome, ma ne abbiamo viste due o tre sicuramente, ed è possibile appunto utilizzarle per simulare delle campagne e vedere appunto il livello dei dipendenti, come si sono preparati o meno. Per quanto riguarda invece la risposta da dare in caso di... Aspetta, posso aggiungere? Vai, sì. Volevo dare un approccio magari più pragmatico, se può essere utile. Secondo me in questi casi è necessario fare tre cose. Uno è capire se l'email è malevola. L'altro, se fosse malevola, è capire la famiglia del malware, la tipologia del malware. E l'altra è capire, insomma, le azioni di rimedio nel caso il malware fosse stato eseguito. Per capire se l'email è malevola, ci sono servizi online tipo VirusTotal o un sito che si chiama any.run, in cui è possibile caricare un allegato e loro te lo esplodono e ti dicono se è malevolo o no, riconosciuto gli antivirus. L'altra faccia della medaglia è che il documento diventa pubblico, quindi se il documento è, per qualche motivo, deve essere strettamente privato o confidenziale, serve qualcuno che questa analisi la faccia in casa. Una volta capito se l'email è malevola, è necessario capire qual è il tipo di malware, perché a seconda del tipo di malware si possono fare azioni diverse. Se uno non vuole star a perdere tempo a capire qual è il tipo di malware, può anche dire: guarda, se l'ha eseguito, ti formatto il computer, cambiamo le password e ci siamo. Magari se c'era qualche informazione, che ne so, faceva l'home banking da casa, e gli guarda, controlla anche la banca, perché una volta che hai cambiato queste informazioni, generalmente, cioè quando, una volta che hai cambiato password, formattato il computer, il rischio, la maggior parte delle conseguenze, insomma, sono state già riparate. È possibile che siano stati rubati file in qualche modo, magari uno, se c'è un firewall, può guardare se c'è stato un movimento particolarmente anonimo da quella macchina, in particolare di dimensioni consistenti. Se invece uno vuole perdere tempo a capire qual è il malware, perché magari anche i servizi di prima te lo dicono, e capire qual è la tipologia, può prendere delle azioni specifiche per quella tipologia, quindi tipo se è un info stealer cambi le password e lo ripulisci, magari l'antivirus lo riconosce oppure non formatti. E Google di solito, se cerchi il nome del malware, ti trova un po' di documenti, insomma un po' di pagine in cui ci sono informazioni di tipologia, non sempre sono accurate. E poi per le conseguenze, appunto, queste, cioè il terzo punto, che sono riparare alle conseguenze, cioè riparare le conseguenze del malware, sono appunto queste cose qui. In base alla tipologia uno vede cosa fare, però generalmente formattazione, cambio delle password, e questo dovrebbe bastare nella maggior parte dei casi. Se non l'hanno eseguito, se loro dicono: guarda, mi è arrivato questo email, non ci ho fatto niente, la risposta che uno può dare è dire sì e no, non è malevola, e basta, non l'aprire, cancella, come facciamo noi nel nostro protocollo quando ci dicono di controllare l'email, ad esempio. È interessante poi notare Gianni, da un argomento si passa, chiaramente si cerca di approfondire. Adesso è scaturita un'altra domanda sul T-Pass. Allora, una domanda sul T-Pass è: se dovesse sincronizzare il database sul proprio account Dropbox, è sicuro? Allora, no, di certo sincronizzare sul proprio account Dropbox il contenitore non è affatto sicuro, ma ci sono delle soluzioni che consentono di condividere su Dropbox i file in modalità cifrata e quindi mantenerli al sicuro. Ci sono applicazioni che consentono di fare questo sia su PC, su tutte le piattaforme, sia su dispositivi mobile come Android e iOS, che consentono appunto di condividere specifici file in modalità cifrata. Quella è l'unica soluzione che può essere utile per poter condividere il contenitore su Dropbox e utilizzarlo come una sorta di cloud. È l'unica soluzione che vedo possibile, ma eviterei sinceramente, soprattutto se si tratta di informazioni veramente interessanti. Altrimenti, per informazioni un po' meno sensibili, sì, si può adottare questa soluzione caricando su Dropbox, magari appunto avendo l'accortezza di utilizzare dei software che si occupano di condividerli in modo cifrato, perché creano una cartella proprio cifrata all'interno di Dropbox, e questo funziona abbastanza bene. L'ho utilizzato anche in passato per altre questioni e devo dire che funziona abbastanza bene. Poi c'è un'altra domanda che vedevo, che chiedevano: come poter partecipare per acquisire gli AOC
condivisi dal CERT. Allora, su questo mi sento di dire che c'è stato un momento fino a qualche giorno fa dove avevamo tutte le buone intenzioni di aprirci al pubblico e chiaramente di accreditare tutte le PA per poter condividere con loro tutti gli IOC, i nostri IOC. Purtroppo adesso la situazione un po' sta un po', no, purtroppo, insomma, forse anche per fortuna, non lo so, la situazione sta un po' cambiando, quindi adesso avete letto sui giornali sicuramente, e come parla appunto la domanda che è stata fatta adesso con la nuova agenzia, che cosa succederà, in realtà non lo sappiamo, quindi al momento diciamo che da questo punto di vista siamo in stand by e non possiamo fare altro. Mentre per quanto riguarda sempre il discorso di IOC, e qui mi riaggancio a un'altra domanda che chiedeva come fare per verificare se i PC sono stati oggetto di attacchi e come individuare eventualmente eventuali soluzioni, quello che mi sento di dire in questo caso è sicuramente di utilizzare un antivirus che sia aggiornato, l'ultimo video che sia aggiornato, chiaramente che sarà in grado di rilevare precedenti attacchi, magari malware che sono stati inoculati in precedenza, quindi è sicuramente utile da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece i malware appena nati, appena veicolati, purtroppo se non si hanno a disposizione gli indicatori di compromissione non c'è modo di capire se si è stati compromessi oppure no, a meno che non vi è un'evidenza particolare che attraverso magari apparati periferici viene individuato ad esempio un traffico anomalo. Allora, da quel punto di vista, chiaramente scaturisce un'indagine e tutto il resto, ma da qui a dire come fare per individuare se le macchine sono compromesse o meno, l'unica soluzione è quella di utilizzare un antivirus che sia aggiornato, appunto, e sia in grado di rilevare le minacce, sicuramente quelle precedenti. Quelle del giorno è sempre più difficile riuscire a individuarle, ma l'unica soluzione in questa cosa, come dicevo prima, appunto, sono gli IOC. Poi, non so, Luca, quali altre domande ci sono? Allora, sentite, quelli che si vengono in... Come siamo fuori tempo massimo, io vi vorrei interrompere, vorrei lasciare, diciamo, la parola a Rosa per chiudere, e però possiamo promettere ai nostri partecipanti che magari gli darete una breve risposta scritta che poi noi pubblichiamo sulla pagina di Eventi PA. C'è ancora qualche domanda a cui non si è data risposta e quindi ci terremmo invece a rispondere. Accontentare tutti, certo, quanti, certo. Quindi, se siete disponibili vi poi mandiamo le risposte che stavano appunto in chat e gli diamo una risposta scritta e le pubblichiamo sempre sulla stessa pagina di Eventi PA. Lascio la parola a Rosa per trarre, sì, qualche conclusione. Grazie Patrizia. Grazie, io sono quasi imbarazzata a togliere la parola a Gianni Amato e a Luca Lusini, perché stavo rispondendo, devo dire, a tutte le domande che sono state tante, che sono state interessanti, alcune provocatorie, altre no, ma ci sta. E anzi, scusatemi se intervengo, purtroppo abbiamo un tempo limitato. Voglio dire a tutti... di nuovo, questa per noi è una sfida, cioè raggiungere 800, 1000 persone è una cosa importante e vogliamo, è nostra intenzione, ma è anche nostro compito istituzionale, raggiungerle tutte, raggiungerle anche di più e dare risposte. Quindi già Patrizia vi ha detto, risponderemo, i colleghi risponderanno in maniera scritta naturalmente, metteranno le risposte sul sito, ma nessun problema per nessuno di noi a integrare con altre sessioni cioè i contenuti che oggi abbiamo presentato. Anzi, è questa l'occasione per chiedere proprio a voi di indicarci quali argomenti volete che approfondiamo, oppure quale taglio volete che diamo ai prossimi contenuti da presentare. Dico inoltre che aggiungo inoltre che nel costruire questo webinar abbiamo
chiesto, naturalmente volontariamente, ai partecipanti di rispondere a una sorta di questionario d'ingresso che ci serviva appunto a tarare sull'utenza i contenuti da presentare. Alla fine di questo ciclo, sempre su base volontaria, sarà possibile rispondere ad un questionario di uscita e appunto darci anche i vostri suggerimenti. Io vi saluto, ringrazio a tutti voi per la accesa e interessata partecipazione. Ringrazio Patrizia Schifano e tutto il Formez e naturalmente i nostri docenti. Alla prossima, Patrizia, se vuoi proprio un ultimo saluto darla tu. Grazie, ci vediamo venerdì prossimo. Ok, allora saluto tutti, vi ringrazio. Come vi ho scritto in chat, siccome eravamo tanti oggi, eravamo 670, naturalmente non abbiamo avuto modo di rispondere a tutto, ma non ci perdiamo questi esperti perché sono appunto nel nostro forum degli esperti e avremo ancora modo di dialogare e di approfondire con loro. Intanto trovate le slide già caricate nella stessa pagina di Eventipia da cui vi siete iscritti. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie e vi do appuntamento a venerdì 18 giugno, sempre alla stessa ora. Mi raccomando perché appunto preparate casomai prima delle domande, se le fate in maniera diciamo un po' più distribuita nel tempo, noi cerchiamo di far rispondere a tutto. Vi ringrazio ancora tanto. Arrivederci. Arrivederci.